Buongiorno amici della Giocatura, buongiorno. Devo chiudere la porta. Devo farvi vedere un altro scorcio di un altro pezzo, per realtà devo chiudere la porta. Perché poi mi dite l'audio è pessimo, non si sente, l'audio non si sente. E quindi devo alzare la voce sperando di non svegliare nessuno e cerco di farmi sentire di più. Come state? Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che OneFootball sostiene questo canale, quindi vi invito a scaricare l'app che trovate qua sotto, dove trovate tutte le informazioni sul calcio, tutti i risultati di ieri dell'Europa League, trovate tutti gli highlights della Serie A e di tutti gli altri campionati, perché il mondo del calcio è su OneFootball ed è gratuita e la trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, cari ragazzuoli, lo so. Non vi ho fatto il video nel pomeriggio, perdonatemi, avevo un appuntamento importante per un progetto futuro che magari poi vi parlerò e quindi non ho fatto il video, però sono ancora qui. Non mi sono perso. Allora, mi sono aggiornato un attimo perché continuavo a chiedermi, ok, adesso abbiamo il Verona e poi Zagabria, no? Zagabria settimana prossima. Quindi c'è la Coppa Italia, non capivo perché io sapevo si giocava ogni 3 giorni fino al mondiale, invece no, c'è la pausa. Cioè, a meno che adesso non c'è una Coppa Italia che mi sono perso, la Champions sicuramente non c'è questa settimana. Quindi dopo Verona c'è una bella settimanella di riposo per tutti e poi c'è Monza. Quindi, siccome io vi avevo detto ieri mattina, meglio ieri notte, facciamo giocare Rebic e io rimango di questa idea. Facciamo giocare Rebic, Pioli, facciamo giocare, ma non perché il Giroud è stanco, perché è più forte Rebic. Quindi facciamo giocare Rebic, con tutto rispetto per Giroud, come si chiama il giratore cortese, chiamatelo come volete. In realtà penso che essendoci appunto questa settimana di riposo, giocheranno i titolari. Io pensavo ci sarebbe stato un po' di turnover, però essendoci la settimana di riposo non farà turnover, farà poco turnover, forse niente, nel senso che magari mette Pobega trequartista invece che Krunic. Sappiamo che il favorito non si sa perché è più Krunic di Pobega per Pioli, in realtà dovrebbe giocare Pobega anche perché ha fatto meno minuti, poi è più forte secondo me, e il resto dovrebbe essere formazione titolare ovviamente. Con gli infortuni, quindi Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Benasser, Tonali, Pobega, Diaz a destra, Charles è rotto, Giroud e Leao. Io spero che giochi Rebic titolare, ve lo dico. Però questa settimana di riposo cambierà, anche perché poi, dopo questa settimana di riposo, che poi si gioca il Monza, poi c'è un'altra bella mazzata di Tour de Force. Perché dopo c'è il Monza, la Dinamo Zagabria, non mi ricordo se lo Spezia, mi sembra. No, c'è una partita difficile. La Fiorentina, Salisburgo, lo Spezia, Cremonese. No, Fiorentina è l'ultima, dopo la Cremonese. Comunque abbiamo un'altra partita lì, adesso me ricordo tutte, non è che me ricordo tutto, però nel senso, dopo sono veramente ogni 3 giorni, pam 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 pam, fino. Mi pare l'11 novembre, 14, 13 novembre, una roba del genere, e poi ci sarà il mondiale, quindi due palle infinite. Di conseguenza ne approfitteremo adesso. Quindi penso proprio che la formazione sarà questa. Ve la dico già, venerdì mattina la formazione sarà questa. Io spero invece di vedere Giroud. Sono convinto che inizieremo a vedere Vranx, sono anch'io convinto che pian piano inizieremo a vederlo sempre di più. È più facile magari vederlo in quel trittico Cremonese, Spezia, dentro quelle partite lì, più che questa domenica a Verona. Non ho assolutamente capito il Verona. Cioè il Verona aveva Cioffi e l'ha esonerato oggi, cioè non è che l'ha esonerato lunedì, cioè domenica ha giocato il Verona, no? O lunedì, comunque ha giocato fine settimana, martedì, mercoledì, giovedì, cioè oggi. Hanno esonerato Cioffi e il nuovo allenatore sarà Bocchetti, una roba del genere, mi pare, quello della primavera. Scusa, perché non l'hanno fatto martedì? Cioè, tutti questi giorni poteva preparare la partita, no? E invece,
Non ho capito, non so se questo sarà per noi uno svantaggio o un vantaggio, però è una cosa abbastanza inspiegabile. Cioè, devi esonerare l'allenatore, c'hai una settimana di tempo, aspetti il giovedì e il primo allenamento lo farà venerdì, questo nuovo allenatore? Che senso ha? Capisco che è della primavera, li conosce, ma che senso ha? Boh, mi sembra una squadra un po' in difficoltà il Verona, indipendentemente dal fatto che affronterà noi una squadra che ha dato gratis, gratis, al Napoli, Simeone, che tanto ci ha purgato, facendo un diritto di riscatto se fa 20 gol, cioè adesso un diritto scandaloso, cioè che deve fare una cifra di presenze e di gol per riscattarlo, ma che senso ha? Cioè, già hai venduto Barak, hai venduto Caprari e Simeone l'hai regalato e poi cioè, non ti vuoi salvare. Cioè, a me sembra che la campagna acquisti del Verona sia la campagna acquisti di una squadra che non si vuole salvare. Poi sicuramente domenica con noi faranno la partita della vita, vinceranno, ci mancherebbe altro, speriamo di no. Ma che campagna acquisti hanno fatto? Tanto nel mio video prediction, dove ho sbagliato clamorosamente la Salernitana perché mi ero dimenticato di Nicola e ho sbagliato anche il Napoli, però il Napoli non me lo sarei mai aspettato così forte, sono sincero, resto più o meno. Vabbè, la Juve. E nella mia video prediction io lo dico, ma il Verona, ma perché ha regalato Simeone? Che se, cioè posso capire che vendi per soldi, ma ha regalato non ha senso, cioè per risparmiare l'ingaggio. Io veramente non l'ho capita. Poi speriamo bene ovviamente per domenica, siamo molto stanchi, abbiamo speso tanto, sarà molto importante perché tra l'altro ho visto che anche altre squadre oggi hanno speso tanto, soprattutto quelle che fanno l'Europa League, vedi la Lazio, vedi la Roma. Hanno dovuto spendere e poi giocare di giovedì, la Roma è dovuta andare addirittura lì a Siviglia, quindi abbiamo buone possibilità comunque di fare bene e stare lì attaccati al Napoli. Il Napoli difficilmente perderà punti, quindi bisogna stargli molto attaccati, speriamo bene. Non c'ho nulla da aggiungere per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Leao, dicono che dovrebbero incontrarsi martedì prossimo, comunque. Quanto manca? Un mese al mondiale, no? Maldini ha detto speriamo prima del mondiale, manca un mese, scopriremo. Sembra che ci sia una via d'uscita, fondamentalmente noi lo diciamo da un anno più o meno su questo canale, chi mi segue da sempre lo sa, chi non mi segue iscriviti, cosa stai aspettando? È gratis, basta che clicchi iscriviti ed è facile, ma sarà più o meno un anno che diciamo invece di dargli i soldi a Leao, paghi lo Sporting e gli dai meno di ingaggio a Leao. Ma questa è una roba che sembra che hanno scoperto l'acqua calda oggi. È un anno che lo diciamo. Un anno che lo diciamo su questo canale. Chi mi segue lo sa. Scrivetemelo qua sotto perché lo so che lo sapete. Un anno che lo diciamo più e più volte. E questi hanno scoperto l'acqua calda il 13 di ottobre. Tutto perfetto. Mi ha scritto un ragazzo per Zagabria. Occhio. Che si potrebbe fare una macchinata. Io invito chi vuole fare una macchinata da Milano per andare a Zagabria ad iscrivermi. Poi cerchiamo i biglietti e si fa macchinata. Che vi devo dire? La macchinata, la macchinata. Ciao belli, ciao macchinate. Oh, domani ve lo faccio il video pomeriggio, verso l'una. Tenetevi accorti. Verso l'una. Tenetevi accorti.